Oh, bellissimo! Ma oggi è stata tipo una giornata di... Non lo faccio, questo non lo faccio, non me ne frega niente. Cosa riguarda me? Mi sa che ho capito cos'è! Adesso scriverò una frase bellissima. Va bene. Che hai fatto? Allora, aspetta! Fatto! Oh. Ok, fatto! No, aspetta un attimo! Scrivi quattro parole, non è che... Oh! Ecco, fatto! Non so scrivere! Stavo guardando la tastiera. Ma che cos'è? Ma chi è il demente? Ma questo è Alex! Ma io non ci posso credere. Ma davvero? Alex, ma ti devo cacciare anche da qui? No, c'avevo una frase in testa bellissima, ma pure pensare troppo lunga e l'ho ridotta. Ma questo non si dice, ma allora, qualcuno qua sta scrivendo cose impossibili. Anche a me me ne è uscita una un po' lunga, eh. Ma cosa, come si fa? Chi sarà mai stato? Ma perché l'ha detto così? Sei stato tu? Dipende cosa. Vabbè, non diciamo la niente. La frase che fa schifo. Mi sa che di quella ce n'è più di una, comunque. Non vorrei dire, però. Oh no. Ma, raga. Ma io la so fare. Io non so fare. È anche la mia, però una certa maestria ci vuole. Vuole una certa maestria. La mia è molto lunga. Ma c'è una tecnica d'arte. Stanno arrivando gli alieni, Anna, che io sento vibrare la casa. Sento il remoto. Cosa? Oh, madonna, ho scritto la frase. È stato terrificante comunque. Ma è stato paurosissimo. Secondo me era quello. Secondo me c'era un carro armato. No, era un aereo. Era terribile, mio Dio. Ma che strano. No, basta. Adesso avrò paura. Vediamolo che lo riaccada. Vai, pronti. Vai. No, aspetta un attimo. Ma via, quanto veloce sei stato adesso. Ma infatti, è velocissimo. Ti è capitato un disegno facile e l'ho fatto velocemente. È difficile. Qualcuno l'ha messo, però ecco, fatto. Ma che roba è questo? È pieno di queste cose qui. Fatto. Ok. Che schifo. Fatto anch'io. Dai. Ecco, fatto. Dai, su, sbrigarsi però. Oh, bellissimo. Ma oggi è stata tipo una giornata di... Non lo faccio, questo non lo faccio, me ne frega niente. Cosa riguarda me? Mi sa che ho capito cos'è. È orribile. Riguarda orribile. Me e Batman. L'hai scritto te? Sì. Però non so cos'è diventato, in effetti. Batman è innocente. È un bello Batman. Sì, bello. È un bell'uomo, sì. No, secondo, pronti? Aspetta. Un attimo, che facciano proprio 5 secondi. 3. Oddio. 3, 2, 2, 1. Fatto. 0. Fine. Fatto, pronto, alzo le mani. Oddio, ma cos'è? Cos'è? Ok. Non ho capito. Ok. Fatto. Vai. Fatto. Non so cosa sia. Via. Batman si bacia con Lion. Parla che opera d'arte. Ma che bello. Sì, ma quel Batman non è molto bello, infame. Vabbè. Perché ha il mantello in testa? Ci con la peggiorata? No, è giusto. No, mi sa che sono stata io quella averla peggiorata, ma non si capiva niente. Questo è bello. Anna, scusami, vuoi dire cosa hai letto? Perché non vorrei mai. Questo qua, vedi. Questo qua. Lion e la rapi si baciano. Anna! Ma io non ci volevo credere, che schifo! Giorgia, sei una demente. Ma quella è palesemente Batman. Non sembrava, non sapeva cosa fosse. Ma era palesemente Batman. Guarda lì che Batman. Ma poi quando si chiude col martello che diventa tipo... Dai Giorgia, ma sei un ignorante, ma sei stupida veramente. Dai, non sei fan di Batman, non dirmelo, So come è fatto, però, insomma. Era uguale, era fatto Batman, benissimo. È uguale identico. Che imbecille. A me è arrivato questo. Dai Anna. Scusami, tu ti sei anche vantato di aver scritto questa cosa. Ma era Batman. Dai Giorgia, guarda che danno hai fatto, cosa. Sei una cretina. No, ragazzi, non litigate, sono stata io la sciocca, non Laio che ha scritto una cosa, insomma. Innocente. Esatto. Ah, Jerick, come ti sei permesso? Ma tu ti sei guardato mai allo specchio che sei un ammasso di cerume cagato, dal famigerato tappiro del cerume che ti mangia e ti caga.
Scaramellucci che porta un cerchio grande. Adesso mi spiego. Posso chiedere una cosa? Che schifo. Fai schifo di brutto. Come Scaramellucci. Sei proprio orribile. Hai anche le smagliature. Ma com'è? Cos'è un cerchio? Cos'è rappresentato? Io ho fatto un cerchio. Ma cos'è un cerchio? Sei proprio brutto come Scarabella. Ma sembra che perde peso. Quello lì è un complimento. È il tuo ano. Cioè, chiedo. Perché dovrei portarli in giro? Non lo so. Ti sei staccato magari. Vabbè. Entra nella caverna. Va bene. Ma ci sono le freccine. Sì. Ma che carina. Entra all'incontrario però. Vabbè. Questa non l'ho capita. Cico, coccina, la si nasconde dietro un sasso. Ma che palle, non sai nulla. Oh. Io ho fatto questo. Che schifo, bravo. Carino. Bella cagata, complimenti. Cico, coccinella si nasconde dietro una pietra. Come hai fatto a capirla? Non è proprio quella che doveva essere, ma d'accordo. Ecco qua. Sì, dovresti leggere perché l'hanno fatto tutti. No, scusa, cioè. Cico, soffia tantissime che fai io. Bolle in faccia. Mamma mia, ma com'è possibile? Ma proprio tante. Tutti come l'hanno fatto, tutti, e tu un demente. Ecco qua. Pensavo di passare inosservato. Mamma mia, oh. No, quando fai schifo ti distingui fatta. Sempre, guarda. No, sempre dai. Il primo della classe. Mi fingo morto la prossima volta. Ah, bene. Guarda, non cambia molto dal solito, comunque. Attività cerebrale è quello. Bello questo, molto bello. Grazie! Cico soffia le bolle sul Lion felice. L'ho soffiato. Guarda che bolle ti soffia in faccia. Guarda, bellissimo. Che felice. È felice anche. Cico spara le bolle per Lion. Jerick fa pena in spara tutto. Le bolle. Sta deteriorando. Mamma mia, oh. Cioè se continui così sparisci dall'esistenza. Io sono, no, ti avviso. Cico calma Lion tirandogli le bolle di sapone. Proprio. È giusto. Ma è molto giusto. Bella. Ci mancherebbe. Insegue Ale. Allora, mo spieghi perché sei così. T'ha fatto male fare il pistone a te, eh? Sei diventata una porcaccia. Cosa è successo? Vabbè. No! Però bello. Bellissimo. Alex, secondo me. Guarda Alex come tira sulla coda. Ma non di corsa perché devo andare a vedere il camioncino. Quello lo fanno i gatti quando sono in calore, tirano sulla coda e Alex lo vuole fare col fantasma. Ma è vero, sta scappando. Insegue Alex. Non si scappa così. Ah, questo fantasma è molto pervertito, No, scusa, però guarda lì, è pazzo sto fantasma. Alex, scappa. È seguito da un fantasma. Ho letto la frase di paga. È chiaramente nudo, però, Mi sento sporco per aver letto la frase di paga. Questo è molto bello, però il fantasma non è più nudo perché paga non sa leggere le cose, è stupido. Vabbè. Non lo sapevo. Beh, effettivamente sembra un fantasma. No. Alex. Non l'ho letto. Quando era il tuo momento? Era molto prima. Oddio. Vabbè, per essere fatto da Jerick. No, un cane in bocca alla pizza Lion. Ma un cane. Un cane. No. Un cane. Tua madre. No, no. Però. Vabbè, che dire. Deforme e deforme. Sapevo che sarebbe tutto. Successo. È deformissimo. Ma poi gli occhi tutti verticali. Lion andata a mangiare a cara. Che è diventato un pastore tedesco. Bellissima, dai. Oh, finalmente qualcuno che mi fa cara come si deve. Poi dirla io da una bella fetta di pizza cara. Cioè, anche bella. Sì, che... però non si dà la pizza al cane. Non si dà. Lo so. Alex è un cafone. È anche un cibo Cico. Facile da fare. Pagatapiro viene calpestato dalla rapitrice. Ah, madonna, ma che lunga. Guarda qua. Non sembra un tapiro. Io nella fretta. È chiaramente una cosa che ha subito. Mi sono un po' confuso. Ho scritto Jerick cavalca una cavalletta. Però sembra veramente una cavalletta. Perché era il momento del veicolo pazzo. Quindi non. Ecco qua. Che schifo. Che bella cavalletta. Perché la cavalca a culo nudo? Perché non gli piace. Jerick cavalca, paga cavalletta. È inutile che adesso sei pronto. Perché dovevi esserlo prima. Vabbè, però è meglio se adesso sono pronto, no? Ci mancasse pure. Ah, guarda che bello. Ha fatto metà del tuo dovere, Alex. Alex mi fa arrabbiare. Perché quando non fa schifo, se lo prende come un vanto. Jerick cavalca, paga la mantide. Bello, è molto sinuoso, paga la mantide comunque. Ultima frase. Jerick si spaventa perché del suo regalo. Ma che, suo regalo che c'è figlio fantasma. Di puttana. Mamma mia, ma io lo sapevo che eri tu, guarda. Brutto, schifoso, infame. Guarda che frase, ma volevi scriverne ancora un po'?
trappeso aggettivo. Qualche altro aggettivo, parole, non lo so, magari, eh. Magari, cioè, sto tu non sai scrivere, però qua devi trovare tutte le parole, eh. La sua espressione. Bello. Ma che forte! Volevo aggiungere più dettagli, ma c'era già quel vibrio strano nelle mie orecchie. È rotto il disegno il vibrio, eh. Derek apre un pacco regalo con un fantasma. Va bene. Più o meno. Dov'è il pacco, eh? Il fantasma non è nel pacco, però. Ma infatti, cioè... Pezzo di era merla. Era già uscito, capito? Cioè, che regalo? Un regalo al fantasma triste, perché non te regala un regalo, devi essere veramente andato fuoco a scuola, tu, eh. Fa un regalo. No, gli regalo il regalo. Ah, cagare, dai. Regala un presente, un omaggio, un pensierino. Un offre un regalo. Doppio regalo in una frase, più col tetto di essere. Vattene fuori dal gioco. No, 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 voglio vedere la fine. Che cos'è quello a destra? Io raga, non ho capito. Non ho capito. È l'aquilone. Orribile, moribondo. Non so se si fa. È veramente moribondo. È stato strappato in mille pezzi. Io non capivo. Ha detto Jerry che guarda dei razzi tristi. Non capivo. Con una lettera di differenza avrebbe fatto più ridere. No, dai. Non e poi li consola. No. Sì che è vero. Va bene. Buonanotte a tutti. Ci vediamo domenica. Mi raccomando, non mancate. E Lion out.